e benvenuti a Bordo Campo Lega Pro. Parleremo di questo buon punto del Frosinone rimediato sul difficile campo di Pisa, un Frosinone che ha dimostrato come contro l'Ascoli che sotto di un gol sa reagire e soffrire. Di tutto questo e non solo, questa sera a Bordo Campo con tanti ospiti. Marco Gabriele, buonasera, un punto in cascina fa sempre comodo, no? Fa comodo soprattutto perché a Pisa, come hai detto tu, un campo difficile, il Frosinone pur con un uomo in meno era andato in svantaggio, ha dimostrato comunque di avere grande personalità e diciamolo tutta, non solo il Frosinone come organico, anche qualche singolo ha dimostrato magari di avere una personalità un pochino più fuori dalle righe anche. Ricordiamo il numero per interagire con noi, il numero degli sms 331 12 45 625, ve lo ripeto, 331 12 45 625, oppure scriveteci su Twitter a @TeleUniversoTV o utilizzando l'hashtag Bordocampo Lega Pro. E allora presentiamo i nostri ospiti, è tornato Mario Buccilli, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Com'è andata l'estate, mister? Molto bene, molto riposante. So che scuola calcio, hai avuto tantissimi impegni. Sì, sì, stiamo partendo con la scuola calcio lì a Sora, con ASD di Sora. Cerchiamo di dare una mano a questi ragazzi, di togliere dalla squadra, sperando che poi prima o poi possa uscire un altro Zappacosta. Anzi, devo fare in bocca al lupo a questo ragazzo di Sora che sta facendo bene anche con l'Under 21. Eh sì, l'orgoglio sorano. Invece l'orgoglio di Teleuniverso, Giovanni Giuliani. Buonasera Giovanni. Ciao Marco, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E poi abbiamo un personaggio storico, la bandiera del Frosinone Calcio, Angelo Brunello. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E grazie buonasera per aver accettato il nostro invito. Invece grazie a voi per avermi invitato. Non ha accettato l'invito il Frosinone Calcio. Beh, ma noi forti dei nostri 95, quasi 100.000 telespettatori quotidiani di Teleuniverso andiamo avanti, sereni, tranquilli. E io ieri sera ho avuto un contatto telefonico. Quindi spero... Con Salvini, spero. No, non con Salvini. Mi dispiace. Spero che magari sia servito anche a far capire che i telespettatori di Teleuniverso avrebbero piacere ad avere un tesserato, quindi... Contiamo di averlo a breve. Contiamo? Contiamo. Contiamo i giorni per averlo oppure l'avremo a breve? L'avremo a breve. Siamo fiduciosi? L'avremo a breve. Va bene, noi siamo sempre fiduciosi, siamo positivi e allora andiamo a rivivere insieme questo Pisa-Frosinone nella scheda del nostro Giovanni Giuliani. Un punto che vale tanto, anche e soprattutto per come è stato conquistato. In 10 per quasi tutto il secondo tempo, il Frosinone torna da Pisa con la consapevolezza di saper soffrire nei momenti cruciali dei match. Squadra di carattere e con tanta sostanza. Questo hanno detto i primi 180 minuti del campionato. Con il pareggio all'Arena Garibaldi su un campo in cui l'anno scorso si infransero le speranze playoff dei canarini, si allunga a 5 la serie di partite positive tra campionato e coppa. In un torneo che dopo due giornate deve ancora trovare ovviamente una vera battistrada, le performance della Frosinone lasciano indizi che fanno ben sperare, anche se le cose da risolvere non mancano. Cosa non va ancora? Innanzitutto l'approccio iniziale. Così come è accaduto all'esordio con l'Ascoli, anche in Toscana infatti i canadini hanno sofferto i primi minuti di gioco. Su questo lo staff tecnico dovrà lavorare per evitare che le partite della Frosinone inizino con questo deficit. E poi si deve lavorare anche sui nervi. Due espulsioni su due gare, maturate comunque in contesti diversi, dicono che anche su questo aspetto si deve intervenire per tenere a freno la tensione e per non concedere di continuo un uomo in più agli avversari. La linea mediana poi può e deve fare molto di più, così come è accaduto per larghi tratti della passata stagione. Ma la qualità e la solidità del gruppo pare evidente. Proprio nel momento in cui infatti è rimasto in inferiorità numerica, il Frosinone ha avuto qualche occasione per affondare il colpo. Anche questo è un segnale importante. E poi una menzione speciale per Daniel Ciofani, che al rientro dopo la parotite firma il gol del pareggio e offre una prestazione da grande giocatore. L'occasione per vedere quanto può dire la sua a questo Frosinone si presenta già domenica prossima. Si va infatti a Catanzaro per la seconda trasferta consecutiva. Al Ceravolo l'opportunità per gli uomini di Stellone di far vedere quanto valgono e credono nei progetti societari, lanciando altri messaggi alla concorrenza. Allora, ripartiamo proprio dalla domanda che ha fatto Giovanni Giuliani nella scheda. Cosa non va ancora? Siccome qui si discute, allora è pronta con delle domande per interessanti, tecniche, per i nostri ospiti.
vogliamo leggere qualche messaggio, dateci anche voi qualche spunto, cosa non va ancora? Aurora. Però il nostro Giovanni Giuliani, ti è piaciuta la scheda, Mario? Insomma. Hai qualcosa da dire su questa scheda? No, accentrate un po' quelle che sono un po' tutti la i temi, tematica no? Di questo nervosismo, questi 20 minuti che hanno regalato sia all'Ascoli che al Pisa, però non è solo l'atteggiamento dei primi 20 minuti. Ma anche... perché il Frosinone è un diesel? Ma no, secondo me... posso dirlo, ha sbagliato anche la formazione il primo tempo, per quanto mi riguarda, perché è iniziato con 4-3-3, con Soddimo a centrocampo, che lui è un esterno offensivo, sotto di un gol, una volta che ha messo Soddimo sulla sinistra, hanno fatto 4-4-2, con Curiale vicino a Ciofani, la squadra è cambiata sensibilmente. Quindi dici che anche... Per me Soddimo è un esterno offensivo e molto bravo, se lo metti a centrocampo, ai tre del centrocampo, lascia molto a desiderare. Però un Frosinone che ha dimostrato di saper soffrire, Mario, poi anche sì, in inferiorità però numerica. Non vedo per quale motivo bisogna soffrire quando c'è l'opportunità di poter cominciare, non sotto di un gol, ma andare in vantaggio, sarebbe meglio senza soffrire, insomma, anche se nel calcio si può soffrire, ma relativamente. Però Mario, è pure vero, scusami, che una volta in 10 comunque il Frosinone le sue occasioni l'ha avute pure per colpire, abbiamo visto con Curiale qualche altra occasione, quindi comunque questo secondo me è un indice davvero di solidità, di forza, rispetto anche all'anno scorso, se facciamo il paragone con la squadra dell'anno scorso. Sì, ma quest'anno la squadra ha più consapevolezza, ha toccato ha preso quei 3-4 giocatori che ha permesso alla squadra di avere più equilibrio, però scusate, se io ho Curiale, uno che ha fatto sempre gol, lo metto all'esterno. Angelo, questo discorso che fa Mario rispetto a quello che un pochino ci siamo detti e che abbiamo visto, che hanno visto tutti, questa la fascia sinistra del Frosinone che era praticamente una prateria, lo è stata nel primo e gran parte anche del secondo tempo, dove sono nate le azioni migliori e il Pisa era libero di poter orchestrare da quella parte. Dipende anche da questo che ha detto Mario? Ma potrebbe anche essere così, però sai, siamo un po' all'inizio e quindi le cose sicuramente non si sono ancora registrate bene. È chiaro che dalla parte destra, diciamo nostra, sono venuti dei pericoli, questo è innegabile, però sai, torno a ripetere... Secondo me però perché c'era Frara, ora intanto Frara diciamo giocava sicuramente un po' troppo avanti. Cioè, quasi da trequartista e quindi non c'era quel centrocampista che doveva fare il filtro, ecco perché poi forse Mario ha rivisto la formazione. Sì, si era un po' pure innervosito Frara, dopo la prima ammonizione si è un po' innervosito, era un giocatore... In questa squadra è un giocatore di straordinaria importanza sotto l'aspetto tattico e anche sotto l'aspetto della personalità, però se Frara si spinge avanti, Soddimo non è un incontrista, a quel punto lì rimane solo Guger, lì in mezzo, di conseguenza possono avere la sofferenza. E quando Giovanni Giuliani dice la linea mediana può fare molto di più, secondo te cosa intende? Forse intende proprio questo, che deve fare più filtro, ma deve mettere anche dentro forse con questo gesto che aumenta senz'altro questa personalità e soprattutto l'esperienza, però visto la squadra di domenica, quei tre lì in mezzo, secondo me soffrirà sempre il Frosinone. E Angelo, naturalmente partiamo dal presupposto che è un Frosinone che con Ciofani e Curiale devono giocare entrambi, no? E certo, giocando con tutti e due questi attaccanti, chiaramente non si può giocare se non con il 4-4-2, almeno secondo il mio punto di vista. Cose che magari, come ha detto prima Mario, si sono viste dopo che ha spostato Soddimo dalla parte sinistra, riportandolo sul 4-4-2. Prima, secondo me, con Paganini un po' avanti era un 4-3-3. Forse è quello che ama tanto l'allenatore del Frosinone, questo modulo. Sicuramente è il suo credo, lui è partito così dall'allenatore, quindi cioè, è il suo credo. Forse però poi si è un po' rivisto. Sarebbero più adatti per il 4-4-2. Ciofani forse è il bomber che ha sempre sognato il Frosinone, Angelo? Ma io credo che questi due siano tutti e due bravi, veramente. Sono due, sicuramente due cose ottime per questa categoria. Sono due calciatori sicuramente molto, molto interessanti e credo che siano forse, che questa categoria gli vada anche un po' stretta. E comunque Giovanni, poi io faccio anche un'altra analisi, perché per vincere le partite bisogna tirare in porta, concretizzare, e c'è da dire che il Frosinone, per la qualità dei giocatori che mette in campo, sia in termini di centrocampisti che di attaccanti, di palleggiatori, abbiamo visto pochissime conclusioni, sia contro l'Ascoli che con
che con il Pisa sabato. Questo è vero, ecco perché secondo me questa squadra necessita proprio di un cambio di modulo, perché giocando con un centrocampo a 4, secondo me si va a rinforzare la linea mediana e c'è più possibilità di creare gioco lì in mezzo, perché sennò si va sempre in sofferenza, come è accaduto sia nella prima mezz'ora con l'Ascoli e nei primi 20 minuti con il Pisa, come stiamo vedendo nelle immagini. Gli uomini ci sono, l'abbiamo detto poc'anzi, secondo me è arrivato il momento di poter cambiare questo modulo. Sentiamo anche i nostri telespettatori, 4-4-2, 4-3-3, rispondeteci così vediamo un po' quale modulo preferiscono anche i tifosi giallo-azzurri, anche se poi è Sellona a decidere sempre. Sicuramente, però va detto Aurora che dobbiamo anche interpretare quello che è stato la campagna acquisti, no? Non a caso Gessa è arrivato alla fine, quando se noi pensiamo e facciamo un'analisi dell'organico ad un centrocampista esterno di destra, senza Gessa il Frosinone non lo aveva, quindi mi pare logico, certo, pensare che con quei due, Ciofani e Curiale, che devono giocare, sarà il modulo, perché va detto anche, Angelo, che finora Stellone, pur avendo avuto ottimi risultati, perché ha vinto tutte e ha pareggiato solo a Pisa, non ha mai giocato con una formazione con tutti i giocatori a disposizione. Certo. Tutti i giocatori comunque, a disposizione, forse comunque, no, però comunque ha tanta scelta in tutti i reparti, certo, Stellone, forse è anche certo. Questo, no? I calciatori che stavano in panchina l'anno scorso erano tutti titolari, se non vado errato. Sì, quindi, un po' come l'anno scorso, forse quest'anno è peggio, perché se non erro sono 26 o 27 comunque i giocatori in rosa attualmente, quindi... Io Mario, quella formazione di sabato con Gessa esterno al posto di Paganini ritengo che sia la formazione più adatta e più forte competitivamente rispetto a quello che... Ma parte un presupposto. Allora, qui è stato confermato Stellone, il suo credo è 4-3-3, lui ha fatto questa campagna acquisti insieme alla società anche per vedere un po' le entrate e le uscite sotto l'aspetto economico. Lui in testa molto probabilmente aveva questi tipi di giocatori con un sistema di gioco. Però se tu prendi soldi, mo ripeto, e lo porti a centrocampo, a quel punto lì non è una cosa buona. Anche perché, altrimenti, se vuoi giocare un 4-3-3, a questo punto qua esclude un giocatore molto importante che è Curiale, perché Curiale non può giocare esterno. Curiale deve giocare con un 4-4-2. Allora bisogna chiarirsi un po' le idee. Ma molto probabilmente io prima, le idee però, le ha più luci di lui che io. Prima di parlare di credo, perché non penso... per evitare giochi di parole, che è un allenatore che soprattutto l'anno scorso ha costruito e ha scelto, ha avuto il tempo di costruire e ha scelto di fare una squadra con un modulo. Quest'anno, già dall'arrivo di Ciofani, con la conferma di Curiale, era scontato che il modulo diventava... No, anche l'anno scorso cambiava. Bisogna dargli un atto, che l'anno scorso lui cambiava... Ma 4-2-4 a volte. No, ma cambiava, quando ha fatto il 4-2-4 ha fatto un danno lì a cosa, a Nocera. Nocera, sì. Allora, io dico, lui invece quest'anno, un anno di esperienza vuol dire tantissimo, lui invece è camaleontico, nel senso, l'anno scorso lui cambiava interprete, però il sistema era sempre un 4-3-3, invece quest'anno lui ha capito sempre la situazione e può passare da un 4-3-3 a un 4-4-2, questo è indice di intelligenza. Ma anche bravo secondo me a cambiare la partita in corsa, come ha fatto infatti, a Pisa. Anche lì vediamo qualche messaggio, leggiamo perché mi dicono dalla regia che sono pronti, ci state rispondendo, quindi continuate, vi ricordo il numero 331 12 45 625, Frosinone Ale, forza ragazzi, avanti Leoni e Gidio 109 distinti, forza Leone, non mollare mai, insisti, persisti, combatti, vinci e conquisti. Bellissimo questo. Ciao, un forte abbraccio da Peppe Pontecorvo. Mister Buccilli va ad allenare in Latina? E salve. E li salvi? Vai mister, ti hanno chiamato? Magari. Avete un signore come allenatore e parlate un... mi meraviglio del... Siamo calciatori che fanno finta di niente. Ma non è meglio giocare di rimessa almeno per il primo anno? Forza Frosinone. Grazie Aurora, sei troppo carina. Bentornato mister Buccilli. Grazie. Come la mettiamo sul fallaccio di reazione a Soddimo? Ecco, questo ne parleremo. Perché il però, gioco telefonico non c'è più, perché ecco. Serie B, stiamo arrivando, Peppe Dissinti, saluti a Domenico e Valentina Verdone. Salutiamo chiaramente giocare, quel messaggio di giocare di rimessa mi fa pensare anche... Ma era riguardo a Frosinone o Latina? No, vabbè, era il fatto di forse probabilmente Latina, però mi ha acceso una domanda perché no, vedendo... era il fatto di Frosinone giocare di rimessa.
Era Frosinone giocare di rimessa, ragazzi. Siamo a Frosinone, per favore, non parliamo di Latina B. Questa sera. Stiamo parlando di Latina. C'è la Serie B, magari a Latina. Quindi, Marco, se vuoi, vai alla festa di Latina a parlare di Latina. Potrebbero giocare di rimessa. Tu, quando c'è la festa, vai a Latina e parli. Magari adesso era un tifoso, no, che dice giochiamo di rimessa. Giocare di rimessa c'avevano era il consiglio che dava il c'avevano qualche il punto tifoso. In più. È un po' difficile. No, poi specifichiamo che non abbiamo. Adesso a Latina. No, invece, aspettate, quella cosa mi ha dato uno spunto. In effetti che poi il centrocampo del Frosinone secondo me non era ben equilibrato. Sabato si vedeva dal fatto che sia il gol che tutte le azioni, quelle più importanti, sono arrivate tutti dai lanci che arrivavano dalla difesa. Non c'è stata mai un'azione costruita con delle trame se non con Soddimo che ecco con la palla al piede. Ecco perché Giovanni Giuliani ti diceva che il centrocampo può fare di più. Anche perché l'anno scorso all'inizio è stato l'elemento in più, il quid in più della squadra, ce lo ricordiamo tutti, un Frosinone fece un autentico exploit all'inizio del campionato e si basava proprio sulle prestazioni, sugli inserimenti dei centrocampisti, Frara spesso in gol, Guger, Karus, tutti gli altri elementi del centrocampo che andavano in gol. Quest'anno mi auguro che si possa tornare, se non a quei livelli, quantomeno ad avvicinarsi. Allora io direi di andare a vedere però tutti i gol della seconda giornata di campionato, dove questo sorprendente Pontedera, mister, tu che cosa ne pensi di questo Pontedera che vince, è la seconda vittoria consecutiva in testa alla classifica? Sono quelle società organizzate che non cambiano molto, l'indice dell'entusiasmo, hanno tenuto la stessa squadra con qualche innesto questi importante. Questi giocatori che giocano a memoria? Giocano a memoria perché sono anni che giocano insieme, è una società senza grandi pretese, però è l'inizio di stagione, bisogna vedere andando avanti cosa destinata succede. Poi comunque c'è l'entusiasmo nessuno ancora. Ci fa conto, però poi alla fine c'è sempre la sorpresa, potrebbe essere Pontedera perché la sorpresa. Ma certo. Non ce l'aspettavamo del Pontedera. Poi però c'è anche la sorpresa negativa in questo momento. È Lecce che dovrà ammazzare il campionato, ha fatto due partite, ha fatto zero punti. Sono inizi delle stagioni che ancora non si può dare un'esatta misura su quelli che sono i contesti delle squadre. Ma dalla terza possiamo incominciare? Anche dalla quarta. Quinta. Dico, alla terza si fanno arrivare qualche allenatore, perché qui dopo tre partite cominciano a esonerare dei colleghi che pagano gli errori delle società, non pagano gli errori propri. Penso il record l'abbia statuto del Grosseto ormai, perché 90 minuti soltanto gli hanno fatto fare. Stava fortunato perché Pioli l'anno scorso a Palermo nemmeno 90 minuti. Non è una novità Grosseto. Però l'altro giorno Angelo in tribuna si parlava, Frosinone dicevano quest'anno non ci saranno cambi di allenatore perché non essendoci le retrocessioni nessuno andrà lì a buttare i soldi, cioè, si tiene quello che c'è in casa. Guarda, invece già mi sembra di capire. Ma Camilli è uno che 4-5 allenatori li cambia ogni anno. Hai toccato un tasto veramente interessante, il fatto che non ci siano retrocessioni, no? Ma non ti dà l'impressione di un torneo che potrebbe diventare un po' accomodante? Sì, un po' Fazzata. Poi alla volemo se bene. All'inizio si aspettava questo con la nuova riforma, invece no, perché il mercato ha dimostrato tutt'altro, che le squadre sono ambiziose, anzi che vogliono arrivare in Serie B tutte, tantissime squadre hanno fatto. Ma nessuno parte per retrocedere. Poi anche perché sono quando si incomincia ad andare avanti che si vede come va a finire, perché chiaramente come diceva prima il Lecce ha fatto due partite, due sconfitte, però il Lecce la squadra ce l'ha, certo. se non si riprende il Lecce non vedo quale possa essere la squadra che può dare veramente fastidio a chi può stare davanti come il Pontedera, il discorso la Salernitana, Benevento, sono queste le squadre che sicuramente il Frosinone che se la giocheranno sino alla fine. Bisognerà vedere. Presente, scusa, prego. Un attimo, che poi ci sono, non è che è come l'anno scorso che sono quattro che vanno a fare i play-off, ma sono nove, esatto. Sono le squadre. Tu pensa un po', se la nona dovesse andare in Serie B. Certo. Ma infatti io la trovo completamente cosa quello che stavo dicendo ingiusta. Anch'io avrebbero dovuto mettere quantomeno una differenza di punti che certo. Poteva permettere, come succede in Serie B, di far fare solo i play. Questo però, Angelo, credimi, secondo me a gennaio, in base alle disponibilità economiche che saranno sicuramente poche e alle posizioni di classifica, come hai detto tu, se il Pontedera sta in quella posizione a gennaio, è chiaro che il presidente della dirigenza investirà per cercare di rimanere tra le prime nove, perché poi il playoff è un terno all'otto, quindi è un campionato che dovremo secondo me interpretare domenica per domenica. E allora andiamoci a vedere tutti i gol della seconda giornata del girone B di prima divisione. Cinque pareggi, due vittorie esterne ed una sola vittoria interna.
Il fattore campo sembra davvero contare poco nel girone B di prima divisione. Partite equilibratissime che testimoniano la difficoltà di questo campionato. Una sola squadra a 6 punti, si tratta del Pontedera, capace di espugnare Pagani in extremis grazie ad un gol del bomber Grassi al 93esimo. A rendere la vita più semplice agli uomini di Mister Indiani, al nono, l'autorete di Meola. Al 29esimo arriva la reazione degli azzurro stellati con De Sena per l'1-1. Nel finale il portiere della Paganese stende Grassi ed è rosso diretto. Tra i pali va De Sena che non trattiene la botta dal dischetto del trequartista del Pontedera. Delude la strafavorita Lecce che rimedia la seconda sconfitta in altrettante partite con 2 neopromosse. L'Aquila infatti passa al Via del Mare gelando i 5.000 paganti con le reti di De Sousa al 38esimo del primo tempo e Infantino anche al 38esimo ma del secondo tempo. Inutile la seconda rete stagionale di Miccoli al 50esimo. Unico successo casalingo di giornata è quello del Perugia che conquista i primi 3 punti battendo per 2-1 il Gubbio. Vantaggio con Eusepi al 44esimo, nella ripresa pronti via ed il Gubbio pareggia con Caccavallo, ma al 15esimo il gol di Sprocati chiude definitivamente i giochi. Per il resto soltanto pareggi, 0-0 tra Ascoli e Barletta e tra Prato e Catanzaro, 1-1 invece tra Viareggio e Nocerina. Pizza illude i suoi al 15esimo, ma nel secondo tempo per i molossi c'è Malcore che nonostante un uomo del Viareggio a terra prosegue l'azione e tra mille proteste trafigge la porta difesa da Gazzoli. È finita con un pareggio anche tra Grosseto e Benevento. All'esordio sulla panchina di Biancorossi, Mister Cuoghi guadagna un buon punto, passando in vantaggio al 45esimo con Giovio, che di testa insacca sul suggerimento di Formiconi. I Sanniti di Carboni agguantano però il pareggio nella seconda frazione di gioco. Dopo l'espulsione di Giovio inizia l'assedio dei giallorossi e Dideo di testa punisce Baiocco. Allora, dopo i gol, pronta la moviola, diciamo subito che purtroppo non abbiamo l'episodio dell'Universo ha acquistato i diritti televisivi degli highlights della Lega Pro. Sono immagini che ci forniscono dalla Lega e purtroppo arrivano, non abbiamo l'episodio. Che ci arrivano dal circuito ufficiale della Lega Pro, quindi non c'è l'episodio, però volevo parlare un attimino con voi, se convenite con me sul fatto che probabilmente, premesso che chi ha visto la partita ha visto che Sodimo purtroppo ha colpito in volto l'avversario, se secondo voi che siete stati in campo, Mario e Angelo, l'arbitro può essere stato condizionato da quel brutto episodio che è successo al 45esimo del primo tempo dove Curiale non ha fatto assolutamente niente se non scansare l'avversario, non l'aveva colpito, c'è stata questa grandissima sceneggiata da parte del giocatore del Pisa, 2 minuti di gioco fermo, eh? E quello secondo voi, voi siete stati in campo, quindi io poi dico la mia, secondo voi incide sul comportamento poi, perché poi c'è anche la transagonistica, no Angelo? Certo, ma il fatto che poi sia successo al 45esimo, tu lo sai meglio di me, perché chiaramente arbitravi le partite, quando sono rientrati negli spogliatoi, Ci sono parlati e il guardalinea aveva detto io non ho visto niente, perché se aveva visto qualcosa l'arbitro non ha visto niente e poteva essere che chiaramente gli ha tratti un po' in inganno, che hanno trovato le difficoltà poi, perché certo. Sai come, insomma, quando non hai visto rimane sempre il dubbio, no? O no? Mario? Ma è fatta dal presupposto, Mario, tu sei stato arbitro, un arbitro non ti deve far condizionare da quello che poteva essere, se hai visto che non ha fatto niente, non l'hai giustamente ammonito, per quale motivo di essere condizionato da un fallo perché prima forse hai visto o non hai visto? No, l'arbitro deve essere sereno, tranquillo nel giudicare i propri errori, ma qui li devono aiutare i calciatori che purtroppo perché non abbiamo questa cultura bravo. In Italia. Va detto, e prima nel messaggio c'era scritto, parliamo anche della reazione del giocatore del Pisa, va detto che quest'anno Braschi, Farina, Messina hanno detto ai loro arbitri che tolleranza zero, quindi espulsione, ma secondo me se espelli Sodimo deve espellere anche il giocatore che da terra comunque lo colpisce al costato, quindi manca il rosso al giocatore del Pisa. Velocemente andiamo a vedere invece i 3 episodi che abbiamo selezionato e sono il primo in Paganese Pontedera.
Eccolo qua, quello, l'episodio del calcio di rigore che è costato anche l'espulsione del portiere. Diciamo del portiere, io l'ho detto apposta del portiere. E qui credo che non ci sia nulla da dire, Giovanni, no? Espulsione, tu mi chiedevi se doveva essere espulso, è chiaro che ha evitato la segnatura di una rete, quindi espulsione diretta. Sei d'accordo, Angelo? Anche se lui comunque tende a portarsi la palla un po' verso l'esterno. Sì, il calciatore di Lega Pro segna anche dalla linea. Sì, però il portiere si è dimenticato il pallone. Sono d'accordo con te, però se lo guardi bene, guarda, c'era quello del coso, della Paganese, che lo stava recuperando. Sì, però Angelo, se lui non rimane fermo, calcia di sinistro il piattone. Quello rigore, però ci stava... Il regolamento dice che il giocatore deve stare davanti però al pallone, cioè deve avere la possibilità di non far fare gol, lì il gol l'avrebbe fatto sicuramente. Certo, poteva tirare alto, ma su questo il regolamento non entra. Viareggio Nocerina, c'è una grossa contestazione da parte dei giocatori della Nocerina perché subiscono il gol con... il compagno con un giocatore che no, rimane. È il Viareggio che subisce. Scusate, subisce il gol il Viareggio. Eccolo qua, questo è un intervento il giocatore che sarebbe dovuto essere sanzionato, quindi il giocatore del Viareggio, rimane lui infortunato a terra perché tutti e due entrano male, però è sicuramente il difendente, quindi il giocatore bianconero che fa il fallo più brutto, addirittura rimane lui a terra. Però il giocatore della cosa entra col piede a martello. Entra il piede a martello, sai. Ma anche l'altro, tutti e due. Ma comunque l'arbitro lascia correre, la contestazione sta proprio nel fatto che la Nocerina fa gol col malcore e quindi... Ho capito, ma se l'arbitro non interrompe... Non guardando il giocatore a terra, lasciandolo lì. E quello, abbiamo detto, già succede dallo scorso anno, l'arbitro deve interrompere il gioco solo nel momento in cui c'è un colpo che lui ritiene alla testa o particolarmente grave per cui va interrotto il gioco, altrimenti si deve continuare. Diventa una tattica di gioco. Bravo. Sì. Terzo episodio, l'abbiamo visto durante gli highlights, ma lo facciamo rivedere meglio, però credo che qui ci sia poco da far vedere, scusate se sorrido, ma questo è il rigore che è stato concesso all'Aquila. Si è lanciato, sì, guarda. Sul campo di Lecce. Ora, ripeto, io non ho dati sicuramente di peggiori, però a rivederlo così, Angelo, fa un po' ridere. Sì, sì. Ma si è adeguata al campo a Via del Mare. C'era proprio la munizione qui. Però ditemi una cosa adesso, no? Perché poi discuto spesso con Giovanni di questo. Allora, se fosse successo al contrario, cioè se questo rigore l'avessero dato a Lecce, si sarebbe gridato lo scandalo. E stasera il mio amico Peppe di Pontecorvo, che salutiamo, l'abbiamo già salutato, Lorenzo, avrebbe scritto: scandalosi, dopo aver dato due punti la scorsa settimana al Pisa, aiutano il Lecce. Invece questo dimostra che quando sbagliano gli arbitri comunque sbagliano da una parte e dall'altra. Corretto? D'accordo, sì, sì. Quante polemiche sarebbero state, Giovanni? Tantissime. Pensa che te lo danno alla Lazio domenica, un rigore del genere, tu che combini? Tranquillità. Mamma mia. Ma però hai ragione, effettivamente è così, hai ragione. Con la moviola abbiamo finito, vedo che Aurora sta leggendo. Sì, stavo 3-5-2 suggeriscono. Signor Gabriele, sono un tifoso napoletano, per favore volevo un suo giudizio, come vede il Napoli per fine campionato? Grazie per la risposta. Avrei visto sicuramente meglio l'Inter con Benitez in panchina piuttosto che a casa, quindi penso che il Napoli ottenga, se non... Cioè, il primo sicuramente il secondo posto. Viva me. Bucilli e viva la scuola calcio, tutti giovedì a Sora? A Sora tutti quanti per venire alla scuola calcio? No, giovedì scorso. Bucilli, ma che dici? A Latina è stata Otere a fare il mercato e che mercato ha fatto? Bucilli ha fatto fuori tutti meglio, uno sportivo tifoso del Frosinone. Allora perché ci scrivi di Latina? Scusa. No, ma io non... Buonasera, siete troppo forti e simpatici, forza Frosinone e... Appena l'inizio finisce, bene, un abbraccio a te Gabriele, ad Aurora, Alfredo, da Ferentino. Grazie Alfredo. Intanto poi scriveteci Aurora, ancora le formazioni. Io volevo intervenire, non è che ho detto che Otero abbia fatto il mercato, ma non si parla di... Devi venire lunedì prossimo. No, per favore, non parliamo, per favore, io non voglio, non voglio sentire niente. No, rispondevo al messaggio. Ecco, quest'anno abbiamo scisso proprio le due trasmissioni apposta. Io devi sapere però che stamattina ho scoperto chi è che scrive tutti quei messaggi a Bucilli, che è bravo, che è bravissimo, me lo sono fatto confessare. E chi è? Lo dirò tra qualche puntata. Ho detto sì, io lo scrivo, io qualcuno lo mando, quindi
ti sto pizzicando. Sì, perché no, è sempre la stessa persona. Parenti, amici. Lui unge per farsi scrivere questi messaggi. Vediamo tutti i risultati e classifica allora della seconda giornata di campionato, così incominciamo a renderci conto. Ascoli Barletta 0-0, Grosseto Benevento 1-1, Lecce L'Aquila 1-2, il Ponte d'Era va a vincere a Pagani per 2-1, Perugia Gubbio 2-1, Pisa Frosinone 1-1, Prato Catanzaro 0-0, Viareggio Nocerina 1-1, ha riposato la Salernitana, quindi l'unica vittoria interna è stata quella del Perugia. Un Perugia che incomincia ad emergere, Mario? È una delle candidate alla vittoria finale, insieme al Frosinone, secondo me alla Salernitana e al Lecce e al Benevento. Queste cinque dovrebbero essere quelle che dovrebbero, almeno sulla carta. È la sorpresa che non manca mai. La sorpresa sia in negativo che in positivo. Ne ha fatto bene il cambio d'allenatore prima dell'inizio del campionato al Perugia. Ah, per Perugia il cambio, certo, Lucarelli per Camplone. Assolutamente sì. Scusa, allora Lucarelli è andato ancora peggio. Sì, infatti, però il Perugia ha riconfermato un allenatore che già aveva l'anno scorso. È questo secondo me il fatto negativo, il dato negativo. Vediamo la classifica, così ci rendiamo conto di questo Ponte d'Era che sta lì su, eccola qui, sola, soletta. Altre due giornate può durare, secondo me. Ecco, Giovanni ha sentenziato il potere. Dovete capire, cari telespettatori, che Giovanni porta sfiga sotto questo punto di vista. No, non diciamo così, non è vero. Cioè, se decide poi che una squadra deve perdere, questa squadra perde. Io ora non voglio dire tu di chi hai detto che doveva perdere domenica, perché poi ha perso 3-0, quindi non lo voglio dire. Però Giovanni è pericolosissimo, Mario, è preoccupante la posizione del Lecce? Ma siamo dopo due partite, non è con l'organico che hanno a disposizione dovrebbero riemergere quanto prima, insomma. Patron tesoro ha detto a Moriero: stai tranquillo, lavora sereno, perché sei avanti così. Ma non ti sembra un po' una cozzaglia di giocatori? No, se il presidente Lecce ha detto così, molto probabilmente non ha. Lo esonera. Ok, infatti. Moriero di Lecce, quindi lavora in casa. Appunto per questo deve fare bene, però, Angelo, non credi? Ha pressioni rispetto agli altri, terze. No, ma io stavo dicendo questo, che lavorare in casa non è facile, è più difficile. No. E lui ha messo i suoi errori, mi sembra, se non vado errato. Sì, assolutamente sì. Nella partita di dell'altro giorno ha detto no, io pure ho sbagliato. È già un atto di umiltà che... Ma lui è furbo. Però, Angelo, quanto è difficile per un giocatore come Miccoli, no? Abituato a certi palcoscenici, calarsi nella realtà della C1, della Lega Pro? Ma guarda, io penso che ti potrebbe dare una risposta pure Buccilli. Comunque... Ma lui l'ha chiesto comunque, a te. Comunque... No, dipende proprio come tu ci vai. A parte il fatto che Miccoli pure è di Lecce. Appunto, sì. Quindi... dipende tu come ci vai, perché se sei ancora valido va bene, se non sei più valido ma vai soltanto per una questione magari economica, che sei alla fine, e allora il discorso cambia. Io credo che Miccoli però sia ancora abbastanza valido, certo. Lo sta dimostrando perché ha fatto due gol. Sì. Ma fai gol della bandiera. Ma che deve fare? Non è che fa gol decisivi. Ho capito, ma li farà. Se la continua... doppietta. Ieri però... al cinquantesimo doveva fare la doppietta. Non doveva certo. Sei Miccoli. Invece ma non gioca da solo. È proprio per questo, perché è Miccoli che non c'ha un occhio di riguardo da parte dei difensori, capito? Mi interessa, la domanda l'abbiamo già fatta la scorsa volta, ma secondo me è di attualità per questo tipologia, per quello che succede quest'anno, tutte le volte che avremo un nuovo ospite, soprattutto due tecnici preparati come voi, no? E qui non è un discorso di Lecce, di Moriero, di Miccoli, qui c'è una grossa variabile che nessuno conosce, cioè il fatto che, se faccio l'esempio, l'Aquila ha preso 4 giocatori in prestito, 5 giocatori in prestito, e viene a giocare a Frosinone in campionato e sta perdendo 1-0, sta vincendo, se vince 1-0 a Frosinone, non fa le barricate perché deve portare a casa i 3 punti. Cioè, sarà un campionato anomalo, perché l'Aquila che vince a Lecce in altri tempi si sarebbe chiusa dietro e il Lecce avrebbe fatto una partita diversa. L'Aquila ha continuato a giocare. Quest'anno questo inciderà molto sul campionato. Sì, tutte squadre propositive, perché non hanno nulla da perdere. Non c'è la preoccupazione della retrocessione, di conseguenza
anche i calciatori stessi si esprimono al meglio. Quindi, bravo, avranno maggiori difficoltà quelle che devono vincere per forza, che non quelle che... Quelle che hanno dichiarato obiettivi ben precisi all'inizio stagione. Esatto. Sì. Però sono pure organici diversi, molto diversi. A lungo andare, magari. Sì. Alla lunga, gli organici importanti escono fuori, Allora, io direi di passare al prossimo turno. Che ne pensi, Marco? Passiamo al prossimo turno? Se non ci sono altri messaggi dalla regia che magari possiamo leggere. Ah, io colgo l'occasione anche per salutare il piccolo Matteo, che mi ha chiesto stamattina di salutarlo. Ciao Matteo, scusami se non l'ho fatto ad inizio trasmissione, come ti avevo promesso, spero che tu non sia a letto. Nessuno dice che al Ponte d'Era sono stati assegnati due rigori? Eh sì, è vero. Prima, ma i rigori erano giusti? Enzo, solo Sora nel mondo, giusto? Potete scrivere dopo. Mario, quando andiamo a mangiare quella famosa pizza con Carmine, non preoccuparti, per chi paga pago io. Un abbraccio. Mario, per favore, vai a mangiare la pizza. Grande Stellone. Carmine Gautieri, Ah, Carmine Gautieri. Ma perché Gautieri ha lasciato il Bari un mese prima? Un mese dopo. Lo devo dire qui oppure dal suo ingaggio? No, me lo devi dire perché dico, per problemi personali io non ci credo. No, assolutamente no. Ecco, appunto. No, io l'ho sentito dopo due giorni, siamo amici, abbiamo giocato insieme, di conseguenza. Lui è stato ingaggiato a giugno, dopo nemmeno un mese, 3 luglio ha detto io vado via, ciao a tutti. E perché ha detto no a Latina? Visto che sai tutto. No, ma già quest'estate ha detto no a Latina. Ah, bene. Ok, vedi, Mario sa tutto. Ha detto, no, Mario potrebbe essere l'uccellino della Tautella, no, te lo dico. No, devo dire, allora, l'anno prossimo faremo Bordocampo Buccini. No, una trasmissione, no, lo devo dire. Una trasmissione a parte. No, gli editori la studieranno il mercoledì, il giovedì, oppure forse la domenica sera. Allora, proiettiamoci al prossimo turno. Abbiamo un ospite in linea, mi dite quando è pronto, cortesemente, dalla regia. Intanto vediamo Barletta Prato, Benevento Lecce, Catanzaro Frosinone, Gubbio Salernitana, L'Aquila Pisa, Nocerina Grosseto, Paganese Ascoli, Ponte d'Era, Viareggio, Riposa, il Perugia. Quali di questi match è da seguire particolarmente, Angelo? Io penso senz'altro Gubbio Salernitana e poi c'è Benevento Lecce che... sicuramente il clou della settimana, della domenica. Mentre questo Catanzaro-Frosinone, il Catanzaro è reduce da due pareggi, il Frosinone da una vittoria e un pareggio, però sappiamo che il Ceravolo comunque è una piazza, è uno stadio molto caldo, quindi anche se Giovanni poi ricorda lo scorso anno. L'anno scorso una grandissima partita del Frosinone, 3-0 senza colpo ferire, diciamo così, con Blachar, Guger, Frara... Forse la migliore prestazione del Frosinone, 4-0, sì. No, 4-0, qui era un 3-0. Ah, 4-0, no, 3-0 fuori casa, sì, assolutamente, sì. Sì. Quindi forse la migliore prestazione esterna l'anno scorso del Frosinone. Sì, anche interna, diceva. Sì, sì, vabbè, perché comunque 7 gol in due partite. Però fra andare era un Catanzaro. Però era un Catanzaro, sì, sì. Era diverso, c'era Cicciozza in panchina. Quindi adesso lo chiediamo a lui, perché è pronto, vero, dalla regia, mi dicono sì. Tutto a posto, quindi, direttore? Io è stato... Pronto? Pronto? Sì, Armando Ortoli con noi, grazie, il direttore del Catanzaro. Io ti ho sempre presentato come l'uomo del mercato giallo-azzurro, adesso ti devo presentare come l'uomo del mercato giallo-rosso dai Canarini alle Aquile. Ciao Aurora, buonasera. A tutti gli ospiti. Direttore, noi qui parlavamo, chiaramente Giovanni Giuliani però la colpa dello scorso anno al Ceravolo, del 3-0 roboante del Frosinone, però... Buonasera direttore. Buonasera Giuliani. Ecco, però abbiamo detto a Giovanni che era un'altra squadra, chiaramente c'era Ciccio Cozza in panchina, adesso tu hai rivoluzionato tutto quest'anno, quindi hai fatto una squadra con un mix di esperienza e gioventù, giovani molto interessanti come Martignago, poi hai messo Germinale, Ferraro, quindi le Aquile vogliono spiccare il volo? No, con calma, le Aquile vogliono solamente iniziare a costruire qualcosa, visto che questa è una proprietà neofita, sono solo 2 anni che il presidente ha il timone di questa azienda, quindi quest'anno abbiamo pensato esclusivamente a porre le basi per il futuro, abbiamo iniziato a patrimonializzare rispetto all'anno scorso, abbiamo tutti i giocatori di proprietà, visto che ci apprestiamo ad affrontare un campionato sicuramente anomalo, quindi vogliamo generare e creare da subito un senso di appartenenza. Ma lì a Catanzaro però si aspettano molto i tifosi?
Ma è una piazza di grande prestigio, di grande tradizione, d'altronde è una squadra blasonata, è normale che la velleità, il tifoso ce l'ha sempre, ma come ce l'ha ovunque, però è chiaro che l'azienda deve andare per la propria strada per cercare appunto di dar continuità, visto il ventennio che purtroppo Catanzaro ha passato, fatto di farcito di fallimenti. Io chiaramente non ti faccio le domande quelle brutte, perché tu me l'hai detto, non mi fare domande per favore, Aurora, di quelle che ricordi hai a Frosinone, non te lo chiedo, ok. Brava. Direttore, quello non te lo chiedo. Dillo da solo, dai. Ciao Armando. Dai, sono stati... Ciao Marco, ma non c'è Beppe, il mister non c'è? Beppe fa la Serie B. No, Beppe l'abbiamo ingaggiato per un'altra trasmissione, però c'è Mario Buccilli. L'abbiamo promosso. Beh. Ah, buonasera mister. Buonasera. Ciao direttore. Buccilli, salve. Marco, hai fatto fuori a Beppe Incocciati, eh? No. Ah, no? No, le Beppe Incocciati fa un campionato diverso, lo segue di più, quindi è giusto che lo commenti. Bene, me lo salutate. Come no, senz'altro. Dai, sono stati 4 anni belli, sono stati 4 anni importanti, sono stati 4 anni che mi hanno sicuramente arricchito sotto il profilo professionale e umano. Sì, direttore, però permettimi, chiuso una porta, si è spalancato un portone, perché io seguo le interviste del tuo presidente Cosentino, che spende sempre bellissime parole per te. Poi con il mercato che hai fatto sei considerato uno dei direttori più brillanti della Lega Pro. Ma che ambiente hai trovato lì? Come ti hanno accolto? Come Ciociari? Con calma Aurora, grazie, ma poi è sempre il campo che... No, direttore, sono le cose che io leggo, non è perché te lo sto dicendo, sono le cose che io leggo. All'inizio è facile parlare... Noi quest'anno vogliamo badare più ai fatti, visto che purtroppo veniamo da un'annata direi infelice, dove la situazione economica è stata gravosa. Quest'anno abbiamo ridotto di gran lunga il budget, ci siamo prefissati l'obiettivo di costruire, abbiamo preso giocatori a metà con squadre di Serie A e di Serie B per cercare innanzitutto di patrimonializzare e cercare più avanti di autofinanziarci. Il mercato del Catanzaro è stato abbiamo puntato soprattutto su questo, ecco. Armando, quanto è importante costruire quest'anno una squadra per ritrovarsi poi, perché tanto i problemi economici si sa verranno fuori a gennaio, febbraio, verranno i nodi al pettine come tutti gli anni su diverse piazze. Aver costruito oggi bene per ritrovarsi già l'anno prossimo con una squadra che ha uno zoccolo duro. Ma noi abbiamo ragionato appunto in prospettiva, abbiamo preso tutti i giocatori giovani, ho preso 18 giocatori più 3 portieri, quindi volevo una rosa snella per facilitare il lavoro del mio allenatore a livello gestionale. Vogliamo coinvolgerli tutti, perché riteniamo che 18 giocatori siano sufficienti per arrivare a gennaio e far sì che tutti facciano la loro parte a 1000 all'ora. Abbiamo preso i cosiddetti vecchietti, ma che vecchietti non sono, perché l'uomo più anziano che abbiamo è dell'83, non abbiamo dato la pensione a nessuno, perché sono tutti giocatori contrattizzati per un anno con opzione sul secondo, quindi abbiamo cercato le motivazioni che secondo me soprattutto in Lega Pro fanno la differenza. Però siete tra quelle squadre che siete rimaste tra virgolette fregate con l'accordo poi con l'AIC e la Lega, no? Noi abbiamo lavorato per star dentro ai parametri imposti, anzi probabilmente dopo il Consiglio Federale 29 quell'under che viene fuori dalla lista degli 11 ci ha penalizzato, perché magari favorisce qualche altra squadra, però noi siamo dentro i parametri imposti dalla Lega. Sì, ma le percentuali adesso sono cambiate. Ma probabilmente cambiano anche in maniera superiore per chi accede ai contributi, perché magari quelle che schierano magari una formazione fatta di over 30, il 90% gli viene tolto. Senti, non me ne volere, ma io ritorno sempre al passato, però questa è una cosa bella, perché lui è stato un tuo ex calciatore, quindi come allenatore... parlami di un giudizio su Roberto Stellone. Sincero? Sì. Ma io sinceramente non pensavo che lui potesse fare l'allenatore. Avendolo conosciuto da calciatore un po' guascone, un po' demodé, un po' naif, no?
Mi devo ricredere, perché secondo me invece farà l'allenatore vero e farà l'allenatore ad altissimi livelli, perché sta dimostrando di essere capace, di avere delle grandi idee, delle grandi intuizioni, ma probabilmente è stato facilitato appunto dal suo passato da calciatore. Da allenatore sta facendo il contrario di quello che faceva da calciatore, ecco perché è bravo. Senti, chi vorresti che rimanesse a casa domenica? Ma innanzitutto Buccelli dice tutti. Inopinatamente l'arbitro di sabato scorso ci ha fatto un favore, perché a mio avviso Soddimo non era da cacciare. Ho avuto modo di vedere la partita e credo che il Frosinone sia una squadra ben assortita, una squadra forte. D'altronde hanno dichiarato apertamente che puntano a vincere il campionato, quindi già l'arbitro di sabato scorso ci ha fatto un grandissimo regalo, a mio avviso. Quindi senza Soddimo dici, è per questo. Poi a parte Soddimo, direttore? Io so che ha spiato, ecco perché so che ha visto la partita, quindi... Io mi informo come giusto che sia. È chiaro che mi auguro che magari il Frosinone a Catanzaro faccia per 90 minuti quello che ha fatto per 20 minuti contro il Pisa. È chiaro che la mia è pura illusione, perché so quanto che potenziale ha il Frosinone, non solo negli 11 che scendono in campo, ma nell'intera rosa. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti lasciamo, perché so che devi partire per le vacanze, quindi ti lasciamo. La regina del mercato chi è stata? Perugia. E la candidata per la promozione? Ma è adesso... A parte il Ponte d'Era. A parte il Ponte d'Era, dice Marco, direttore. Ma il Ponte d'Era... temo che possa essere una rivelazione, se ovviamente continua in questo modo. È un complesso che gioca insieme da parecchi anni, hanno un allenatore molto molto bravo che li guida, quindi probabilmente hanno sicuramente trovato una buona chimica di gruppo. Le dinamiche di gruppo poi in questa categoria si sa che fanno la differenza, però credo che sulla carta ci sono le cinque sorelle che fanno spavento, dai, che sono indiziate al titolo di campione. Bene, allora noi ti ringraziamo, Armando, ci vediamo poi al girone di ritorno qui a Frosinone. Grazie a voi e buon proseguimento. Ciao direttore, ciao, Armando, grazie. Ciao. Bocca al lupo, arrivederci. Idee chiare, credo che in effetti... Tu, Mario, che ne pensi del Catanzaro? Perché non hai fatto nessuna domanda e ero anche preoccupata. No, devi fare perché... una domanda al direttore. Giudichi il mercato del Catanzaro? Volevo dire, direttore, andare a... dopo la guerra praticamente andare sulle macerie a ricostruire non è facile. No, anche perché poi piazza... calcola che lo scorso anno arrivò, che erano quasi ultimi in classifica. Poi è una piazza molto particolare, anche se negli ultimi 7-8 anni ha fatto 2-3 fallimenti, insomma uno si deve dimenticare il Catanzaro che fu, ma il Catanzaro attuale non era facile. Ma il tifoso la storia non la dimentica. Lo so, ma la devi mettere da parte. Però io stavo per dire appunto, Angelo, idee chiare, mi sembra che le basi che ha gettato Armando sono importanti, proprio in bispù anche di quello che succede. Sono importantissime, però lì è tutto da vedere, anche come stava dicendo prima Mario, come il pubblico reagisce, cioè il tifoso che però vede, attenzione, abituati a Catanzaro vengono a 3-4 fallimenti di continuo, per cui pensare che hanno una squadra, perché ragazzi, i direttori sportivi hanno avuto l'opportunità quest'anno di poter decidere i prezzi dei contratti da qua ai prossimi 3 anni, perché hanno firmato tutti biennali e triennali sulle basi del valore economico del mercato della Lega Pro di quest'anno, che l'anno prossimo si alzerà per forza, perché essendoci solo 3 gironi ci sarà un restringimento della disponibilità e chiaramente lievideranno i prezzi. Credo che Armando abbia fatto un ottimo lavoro sotto questo aspetto. Assolutamente. E l'importante è che glielo facciano fare, capito? L'importante è che lui possa lavorare tranquillamente e come sta facendo, buttare lì le basi per un futuro. È il tifoso che è stato favorito pure dal fatto che non ci siano piazza... le retrocessioni. Ma è chiaro. Povero Ascoli, che fine abbiamo fatto? Ciao Daniele, ci rifaremo a Catanzaro, dice Davide 2004. Ammonizione a Frara inventata, espulsione a Soddimo esagerata e punizione alla fine sognata e il rigore all'Aquila è netto. Tocca il piede d'appoggio. Bravissimo questo telespettatore, molto molto bravo.
Bene, noi siamo intanto in chiusura perché dobbiamo dare la linea a bordo campo Serie D. Vi ringraziamo per i tanti messaggi, ringraziamo i nostri ospiti. Mario, però voglio il pronostico Catanzaro-Frosinone, come finisce? 2 fisso. 2-0 per il Catanzaro? 2 fisso. 2-2. Ah, due ok. Pensavo... Giovanni Giuliani? Altro pareggiotto. X. Altro pareggiotto Giuliani, Angelo, beh, vai. La logica dice 2, ma il calcio non c'è niente di scontato. Bene, grazie, di risposta proprio diplomatica, grazie Angelo Brunello per essere stato con noi, grazie anche a Giovanni Giuliani, a te, però la prossima volta ti devi impegnare di più perché a Mario non è piaciuta la scheda. Sì, devi impegnare di più. Va bene. E intanto andiamo tutti a Sora a scuola calcio, giusto Mario Buccilli? Mi fate un favore. No, ecco, no, certo. È una buona scuola calcio, questi ragazzi sono bravi, ho tutti degli istruttori tutti professionalmente preparati, tutti ex calciatori, e abbiamo dato una ventata di novità a Sora, non è Sora Calcio ma è una società diversa dal Sora Calcio. Anche se ci chiamiamo Città di Sora. Città di Sora, che è diverso dalla prima squadra, dove comunque tu sei responsabile. Responsabile a tutti. Quindi saremo avversari quest'anno probabilmente. Sì, perché Marco Gabriele è diventato il direttore generale della SD Pro Calcio. Quindi parliamone anche di questa cosa, Marco, questo nuovo ruolo. È un hobby, quindi lo farò con passione. Comunque è una nuova avventura, questo calcio che non ti lascia mai, che continua nella tua vita fino alla fine. Nonostante... però ma il calcio vero, dei bambini, la cosa fantastica. Ho avuto talmente tanto dal calcio che poi ritornare a fare calcio, fare tra virgolette, per il tempo che potrò dedicarci ai bambini e quindi insegnare, poi mi piace molto a me lo slogan della SD Mario, che è scuola di educazione, perché ai bambini bisogna lasciarli sognare e bisogna educarli. Poi che sognino di arrivare in Serie A, li lasciamo liberi, però facendoli stare con noi i piedi per terra. Noi abbiamo un cartello lì, chi è il genitore che è convinto di avere un campione ha sbagliato scuola calcio. Ecco, già con gli slogan si stanno facendo la guerra, no, dobbiamo chiudere. Ci vediamo martedì prossimo con Bordo Campo Lega Pro alle 21.15, ora però non cambiate canale che c'è Roberto Sardelli con Bordo Campo Serie D. Buonanotte.